qua, carissimi amici di Momenti in TV e Radio. Siamo sempre più vicini al Milan Academy Junior Camp di Barcellona Pozzo di Gotto. Vi ricordo le date: dall'1 al 5 luglio. Ci sarà tanto caldo, ma soprattutto ci saranno tantissimi personaggi insieme ai ragazzi a lavorare dal contest di Barcellona Pozzo di Gotto. Ve lo faccio vedere subito: lo stadio dove gioca la Nuova Igea nel campionato di Serie D. E insieme a me quest'oggi abbiamo intervistato Pusceddu, abbiamo intervistato Sansonetti. Oggi è arrivato il momento di Massimo Susic, che sarà uno degli istruttori che cercherà di dare tantissimi consigli a questi ragazzi. Manifestazione, lo ricordo sempre, organizzata dall'Academy Barcellona. Ringraziamo sempre Ignazio Costa che ci sta dando questa grande possibilità di conoscere grandi personaggi nel mondo giovanile del Milan Academy Junior Camp. Intanto diamo il benvenuto a Massimo Susic. Ciao Massimo, come stai? Benissimo, grazie e buongiorno a tutti. Bene, bene. Allora, grazie, chi è Massimo Susic? Per chi non lo conoscesse, tra l'altro lui ha giocato anche nel Messina, però ha giocato in quel grande Parma di Nevio Scala che vinse la Coppa UEFA. Lui è stato uno dei grandi protagonisti della finale, perché giocò il ritorno di questi due scontri che poi il Parma alzò la Coppa. Io vorrei partire proprio da questo momento, forse è il momento più importante della tua carriera da calciatore. Ma direi proprio di sì, perché arrivavo da un anno, direi, di retrocessione e fallimento del Pisa Calcio, e dopo un mese mi ritrovai nella rosa, un ritorno direi a Parma, e si concluse l'annata con questa bellissima vittoria, dopo anche da protagonista, come hai detto te, in campo contro la Juventus il 17 maggio del 95. Ah, ricordi pure la data, l'orario lo ricordi? Ma è l'unica data che mi ricordo, ancora un po' il mio compleanno non mi ricordo, però quella data è indimenticabile per qualsiasi giocatore, penso, quando si vincono queste competizioni rimane sempre nel cuore, ecco, nella mente. Io ti faccio vedere subito una foto, era la fine di una partita che ha portato al trionfo il Parma. Qui si vede tutta la gioia, un pochettino sgranata perché l'ho ricercata su internet, però si capisce la grande gioia di un calciatore che ha raggiunto un obiettivo, che ha raggiunto un risultato importante, tra l'altro con una squadra di grandi campioni, di grandi uomini, quella del Parma e Nevio Scala. Io ricordo gli allenamenti della Villa Comunale, non so se tu ne facevi parte già di quella. No, io ho fatto parte proprio di quell'era. Non avevamo il centro sportivo, eravamo al parco della città che ci allenavamo, e poi ti devo dire anche che questa fotografia è la prima volta che la vedo. Non l'ho mai vista. Ti ho fatto il regalo di Pasqua. Perciò è veramente bella. Comunque sì, richiama, penso, tutti i sacrifici e tutti i 90 minuti e passa che è stata a San Siro, anche perché era tutto pieno ed era una piccola, diciamo, parte di tifosi parmensi, e lì su 80-85 mila persone, mi sembra che non so se arrivavano a 10.000 i parmensi, perciò, ma questo penso per qualsiasi giocatore che ha la fortuna di arrivare, come ho avuto io, arrivare a questa finale, penso che sia una soddisfazione immensa. Però è tutto un lavoro dietro, perché è da quando inizi a giocare, e le esperienze che hai avuto, è una esperienza via di casa, è stata quella di Messina, anche lo stadio che hai fatto vedere, dove saremo col camp, ho fatto qualche partita, perché ci hanno portato, abbiamo fatto qualche allenamento e anche qualche amichevole, perciò mi farà piacere rientrare, diciamo così, nei ricordi. Eccolo qui il giovanissimo Susic con la maglia del Messina, avevi 20 anni, sicuramente era un momento importante della tua carriera, perché c'erano i sogni di un ragazzo che voleva arrivare ai massimi vertici. Tu ci sei arrivato, anche perché hai vestito maglie importanti: Udinese, Parma, Pisa, Cremonese, Treviso, Monza, Triestina, sicuramente tantissime maglie per un difensore
roccioso che si riusciva ad ambientare, diciamo così, sia a destra, sia a sinistra, sia al centro, cioè dove l'allenatore diceva di giocare, giocavi, anche se Nevio Scala ti vedeva centrale. No, io ho sempre giocato da centrale, però da destra a sinistra era indifferente. Ho giocato quasi mai, dico, diciamo da terzino, ecco, perché proprio le mie caratteristiche non me lo permettevano. Però mi sono sempre fatto rispettare in campo e le presenze che ho fatto sono sempre state importanti e mi ha portato, ripeto, a Messina è stata la mia prima esperienza via da casa. Perciò Tra l'altro è al Messina hai stato fatto il primo gol da professionista. sì, che me l'ha mandato un amico qualche anno fa a Modena. E pensare che avevo la mia attuale moglie, era la mia fidanzata, era allo stadio e non ha visto neanche il gol per dire quanto l'interessava e l'interesse al calcio, zero. Zero, non ho Però capito. l'ho visto poco tempo fa e partire da metà campo e arrivare a calciare di sinistro, che io fino a 30 anni non calciavo il pallone, è stata una bella emozione, insomma. E vogliamo ricordare quegli anni, sai che il Messina adesso fa la Serie C, ha tanta voglia di vincere il campionato tra mille difficoltà, ci sono le difficoltà economiche di una città che sta cercando di rialzare la testa, adesso c'è Pietro Sciotto che sta investendo tantissimi soldi, però ci vuole del tempo, i tifosi molte volte non hanno il tempo e non vogliono aspettare, ma quello che Messina era. Ma a parte che ho trovato un Messina, un ambiente casareccio, diciamo, veramente. E il presidente, che era Massimino, se lo vedeva solamente alla domenica, e sempre vestito uguale con la sua cravatta rossa, quello mi ricordo. Però avevamo anche il professor Scoglio come allenatore, e era un ambiente, una squadra. Se non sbaglio, siamo arrivati sesti in campionato. Però avevamo dei giocatori veramente importanti perché c'era Totò Schillaci, c'era Catalano, e Petitti, che se non sbaglio, che è romano, si è fermato a Messina, che ha sposato una messinese, Gobbo, Mossini, Paleari, c'era tanta gente, insomma, eravamo una bella squadra. E dopo penso che come il Celeste, qualche punto te lo porti sempre a casa, anche perché noi, se non sbaglio, quell'anno lì forse non avevamo mai perso. Era il Messina del dottor Ricciardi, non so se te lo ricordi. Sì. Dottor Ricciardi, mi ricordo di Ciccio Currò, che è stato il massaggiatore, se non sbaglio, anche non c'è più, mi No. sembra. Ecco. Sì. No, ma era una famiglia veramente. Dopo, per il mio primo impatto, a 20 anni, mi hanno accolto bene. La piazza, sicuramente uscivi dagli spogliatoi. La prima volta, devo essere sincero, i brividi mi sono venuti, perché vedere quel muro a sinistra sopra di te quando uscivi dallo spogliatoio era un bel impatto. Certo che dopo tutte le disavventure che hai avuto, adesso per 2 anni si è salvato all'ultima giornata, se non sbaglio. Ecco, quest'anno invece sono fuori dai playout, magari, però ci vogliono soldi e investimenti per poter far calcio. E come hai detto te, i tifosi, magari giustamente, tra virgolette, tante volte questo non lo capiscono, ecco. Ma non soltanto i tifosi del Messina, ma i tifosi in generale, i tifosi In dello generale, sport, sì, del calcio, della parliamo in pallacanestro, della generale. pallavolo. Non si ha il tempo di aspettare, questo è un grosso problema, è un grosso Anche problema perché per... tante volte i soldi non ti portano a organizzare tutto quanto, bisogna avere le fondamenta della società per poter fare un qualcosa di buono. Sì, devi avere la parte economica, però devi anche organizzare la società. E se non è organizzata la società, puoi avere qualsiasi cosa che non vai avanti. Nel 2001 decidi di appendere, tra virgolette, le scarpette al chiodo e a Trieste, mi sembra che giocavi, l'ultima Sì. stagione. E hai iniziato anche ad allenare dopo un anno.
Sì, perché ho avuto un problema fisico al ginocchio, non riuscivo a riprendermi e insomma la Triestina mi ha chiesto se volevo fare l'allenatore del settore giovanile. Non avevo quell'intenzione, devo essere sincero, però non me la sono fatta scappare l'occasione, ho fatto 2 anni alla Triestina, poi sono tornato a casa a Treviso, però a Trieste ho anche... Per la prima volta d'estate ho collaborato col Milan Camp e poi ho fatto anche una bellissima esperienza a New York. Ho fatto 3 settimane a New York col Milan Camp. Perciò Sì. con Pavanel, che avevano organizzato, che è l'ex allenatore adesso del Renate, che avevano organizzato questa bella esperienza, insomma. Ma parliamo del Milan Academy Junior Camp, tra l'altro lo ricordiamo ancora una volta dal 1 al 5 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto. Il vostro ruolo è più da allenatore, da educatore, da istruttore? Quale sarà il vostro ruolo? Ma sicuramente noi portiamo anche la nostra esperienza e soprattutto in campo a questi ragazzi che magari vivono in questo momento di sogni, diciamo. Ecco, Pusheydu, quando io l'ho conosciuto 2 anni fa, dopo 2 giorni mi ha chiesto: ma Massimo, premetto, io ho fatto anche un favore a un amico, perché Pusheydu l'ho conosciuto tramite un amico. Cosa dici se verresti con noi, se così? Ricordiamo Insomma, che è stato... Pusheydu, scusa per chi ci sta seguendo, dice, ma chi è Pusheydu? Pusheydu è il direttore del Milan Academy Junior Camp, quello che organizza. Diciamo, è il mio supervisore, ecco, è responsabile proprio del Milan, ecco. Noi portiamo la nostra esperienza e proponiamo ai ragazzi quello che dovrebbero sapere, insomma, che vogliono sapere. Però noi no, più di tanto, non direi educatori, ma delle cose pratiche di campo, ecco. E Questo è questo è sicuramente importante. l'esperienza, ma soprattutto anche, non dico tanto lo studio, ma anche che noi ci confrontiamo con dei colleghi e cerchiamo, insomma, di portare le nostre esperienze a questi ragazzi che hanno giustamente tanti sogni. Tanti sogni, come ce l'aveva anche Massimo Susic, i sogni, e poi riuscire a realizzarli giocando in squadre importanti, come abbiamo detto già in apertura. La cosa bella del Milan Academy Junior Camp è che poi si lavora in tutti i posti nello stesso modo, c'è un progetto ben definito da rispettare e questo è fondamentale. Sì, quello sì, anche perché noi siamo dei tecnici che lavoriamo anche con, diciamo, annate diverse, perciò non tutti mescolati, perciò ogni gruppo è più o meno che ha una o due età assieme, non piccolini e grandi non staranno mai assieme, ecco, anche perché sono delle cose molto diverse da poter spiegare e da proporre. Che cosa significa allenare il settore giovanile? Quanta differenza c'è tra allenare il settore giovanile e allenare già una prima squadra anche in Serie C o in Serie D? Allora, io in 22 anni ho avuto esperienze da settore giovanile professionisti e anche ho fatto squadre, prime squadre, promozione eccellenza in Veneto di grandi. Adesso collaboro con dei settori giovanili, è un anno e mezzo che faccio il tecnico in un settore giovanile dilettantistico. Ma la cosa, io dico sempre, uno deve essere se stesso e percepire le cose più semplici possibili. E il ragazzo deve tante volte capire, forse noi quando eravamo giovani non avevamo le pressioni che hanno adesso i ragazzi, perché adesso negli ultimi anni diciamo che ci sono tanti genitori che puntano più i genitori che i figli ad arrivare a certi livelli. E c'è questa pressione qua, però noi cerchiamo di essere più semplici possibili e di spiegare le cose più semplici e le cose che servono per poter fare il calciatore.
Vogliamo dare qualche consiglio ai giovani? Cioè, per arrivare a un certo livello nello sport, secondo me, ci sono delle regole. Le regole sono l'alimentazione, l'allenamento, gli orari notturni, tra virgolette, perché oggi i giovani escono alle 11 di sera e tornano alle 4 del mattino e poi pretendono di giocare la domenica anche in terza categoria. Possiamo dire, sì, puoi giocare, però non puoi andare da nessuna parte. Ci sono delle regole da rispettare nello sport. Ma in qualsiasi sport, se uno vuole fare, ma non serve essere professionista, anche nel dilettantismo bisogna Diciamo rispettarlo. terza categoria per far capire che bisogna Sì, no, ma è rispettare. giusto quello, perché parliamo di sport in generale, ma l'alimentazione è importante e soprattutto il riposo. Il divertimento è giusto farlo, però quando si prende un impegno bisogna portarlo a termine. Perché ci sono i momenti di divertimento, ma anche in campo. Dopo posso capire ragazzi di 15, 16 anni, 17 anni che vogliono fare feste, però se hai preso un impegno, devi portarlo a termine. Purtroppo devi dire, va bene, dura 9 mesi il campionato, io per 9 mesi faccio dei sacrifici, che questi non sono sacrifici, diciamo, perché sono altre cose, sacrifici, e dopo i 2 mesi, 3 mesi estivi. Mi diverto, però penso che sì, l'alimentazione è molto importante e dopo il riposo. Per poter fare sport, qualsiasi tipo di sport, deve avere un recupero adeguato. Io sono curioso, ti faccio questa domanda, non so se è banale. Quando si ha una squadra di ragazzi a 9 anni e 10 anni, come si fa a scegliere il ruolo? L'allenatore deve essere bravo anche in questo, individuare il ragazzo, tu potresti fare il terzino, tu potresti fare il portiere, tu potresti fare il centrocampista, tu sei veloce, puoi fare il laterale destro. Come si fa a scegliere il ruolo? Ma prima cosa, il ruolo magari tante volte lo vedi in certi movimenti in una partita. Mi è capitato di far cambiare un ragazzo perché magari mancava uno, è stato male di qua di là e l'ho messo in un ruolo che non aveva mai fatto, ma dopo ha fatto dei movimenti e dall'esperienza riesci a capire. Però da sotto, diciamo fino a 12 anni, tutti devono fare tutto. Non Gioco devi, sport. sì, no, sì, perché se no uno magari provando è giusto che uno faccia l'attaccante, il difensore, il centrocampista. Dopo diciamo che ci sono tanti miei colleghi che guardano più, magari fanno giocare uno fuori ruolo, ma perché è alto più degli altri, è forte fisicamente, fa la differenza in attacco, ma magari non è quel ruolo lì, dopo 2 anni va a fare un altro ruolo. Ma io direi che non è facile, ma quell'età lì devono fare tutti i ruoli. Poi arrivi a un certo punto, a 14 anni, che devi cercare di indirizzare i ragazzi per poter lavorare su certi movimenti o su certe cose. Io Tu a per dire. quanti anni hai capito che dovevi essere un difensore? Allora, non l'ho capito io. E adesso te lo spiego un attimo perché ero all'Udine. Io facevo il centrocampista nella primavera ed era direttore sportivo della prima squadra, c'era Ariedo Braida, che penso che tutti lo conoscono. Ecco. E l'allenatore era Burlando. Ha vinto qualcosina del Milan. Sì. E c'ha qualche esperienza magari anche a Barcellona o da in qualche così. E col mister parlavano così e Ariedo ha detto: guarda, era prima di dicembre, se proviamo Susic difensore centrale, perché se no da centrocampista non può essere. Ma hanno provato e lì è stata la mia fortuna. Hai visto? Dopo ho avuto anche la fortuna anche di giocare con dei giocatori che ti insegnavano, perché e dopo dipende tutto anche da te stesso,
ma soprattutto da qualche mister, ma soprattutto da colleghi. Certi colleghi, io ero giovane, ho avuto la fortuna di giocare con gente, insomma, esperta che giocava in nazionale e ti insegnavano certe cose, ecco. E questo è il compagno di squadra più forte, secondo te, che hai avuto? Non di reparto, ma... proprio di squadra, l'uomo squadra. Allora, ho avuto la fortuna di giocare con parecchi, o anche quando facevo il militare, giocavo con Luca Vialli e dopo c'erano anche altri. A Udine c'era Massimo Mauro, c'era Edinho. Ho avuto la fortuna di conoscere anche Zico, di fare qualche amichevole con Zico. Però io dico che un giocatore che magari, vabbè, ho fatto anche con Roberto Baggio, ma un giocatore forte forte, però non è stato mai tanto acclamato, è Gianfranco Zola. Gianfranco Zola penso che è veramente un campione, modesto, un'umiltà incredibile. Lo chiamavano il Maradona italiano Gianfranco Zola, un motivo ci sarà. Sì, era chiamato così perché arrivava anche dal Napoli. Era sicuramente un... è difficile trovare questi giocatori oggi. Oggi si punta sull'atletismo, sul giocatore fisicato, che corre, che dribbla, magari non sa fare due passaggi, però... Sì, campioni del genere non se ne trovano. I Totti, Del Piero, Roberto Baggio, Zola, è difficile in questo momento individuarli. Ci sono dei campioni, però come questi, in questo momento qua non credo che ci siano. Allora, ritorniamo all'appuntamento di Barcellona Pozzo di Cotto dal 1 al 5 luglio, manifestazione organizzata dall'Academy Barcellona, c'è il Milan Academy Junior Camp. Che cosa si devono aspettare questi ragazzi? Con la speranza che non ci siano interferenze con i genitori. No, ma lì... un anno e mezzo fa che eravamo sempre a un camp in Sicilia, sono intervenuto su un genitore, perché era in tribuna, sono intervenuto, perché già noi siamo un po', anche tante volte facciamo sentire anche la nostra presenza, anche con la voce, non siamo cattivi, però per far capire che non è tutto... E un genitore è una, due, tre volte da esterno, condizionava il figlio e io sono intervenuto. Io sono uno che interviene su queste cose qua, non sto zitto, purtroppo. Però i ragazzi devono essere sempre se stessi, quando anche noi cerchiamo di portare le nostre esperienze, ma soprattutto hanno la fortuna anche di lavorare passami il lavoro, la parola lavorare, ok? E stare insieme anche delle persone che hanno avuto la fortuna di fare un certo mestiere, ma siamo anche appoggiati da una società che ci tiene e se fa queste cose le fa per i ragazzi, ma le fa anche per vedere, per trovare talenti. Non le fa giusto così. Perciò anche i ragazzi è un'opportunità che dei ragazzi magari in giro per l'Italia non hanno la possibilità di arrivare a Milano, ma con questi camp c'è la, diciamo, una supervisione. Ho capito. Sicuramente sarà un appuntamento da attenzionare, noi lo stiamo facendo sia con la nostra pagina Movimento in TV e Radio, ma anche con Antenna del Mediterraneo, saremo presenti, faremo tantissime interviste perché vogliamo sapere tutto quello che succede in questi 5 giorni a Barcellona Pozzo di Cotto. L'ultima domanda sulla tua carriera calcistica, c'è un sogno che non sei riuscito a realizzare? Devo essere sincero, no, ho realizzato tutto anche perché, ripeto, mi sono trovato in Serie A così, che magari... anche perché io vivevo con i miei amici del mio paese, ho iniziato a Udine, ero ancora
diciamo, bar e campo, diciamo. Ecco, ma direi che nella vita sono stato fortunato, ho avuto tutto quello che magari ho sognato, diciamo, ma alla fine sono nonno di due bellissimi bambini. Penso che questa sia la più grande soddisfazione che uno può avere. Mi ritengo anche giovane, perciò ho due figlie, e di cui una mi ha dato due nipotini, un maschio e una femmina. E questo penso che siano le cose più belle della vita. Dopo ci sono dei ricordi, e chiaramente, che ho fatto nel calcio, che ti rimangono, perché qui a casa, adesso tornando indietro, mi vedo sempre la coppa che abbiamo vinto a Milano, perché abbiamo una coppa, ci è andata una coppa Ciascuno. originale a ognuno. E poi ogni tanto, ho cominciato lo scorso anno a far parte del gruppo a Parma delle leggende, che andiamo a fare qualche partita in giro. Sono dei bei ricordi, e così. E Ma te lo da dico bambino per quale molto. squadra ti favi? Scusa? Da bambino per quale squadra ti favi? Non solo da bambino, tuttora. Del Milan. Hai No, Juventus. che l'hai battuta! Hai gioito contro la Juventus. Ma certo, ma ecco, Qua vedi. era contro la Juventus, hai gioito. Ma certo, cioè, su queste cose qua dopo dimentichi tutto e così. Comunque adesso mi ha fatto piacere come che tornerò a Messina, perché veramente con Guido Di Fabio vivevamo assieme fuori Messina nel villaggio Santa Margherita, Sì, può essere? sì, sì. Ecco. Sono stati 10 mesi stupendi, ho conosciuto gente veramente, veramente incredibile. E sono stati, ripeto, 10 mesi che mi hanno fatto crescere, perché via da casa non era facile nell'87, diciamo, insomma, arrivare in una società così, e mi ha fatto quell'anno, penso che è tanto della mia carriera anche. Ho capito. Ti ha maturato, ti ha maturato. Ho saputo che tuo nipote, quando ha fatto il compleanno, ha ricevuto una maglietta da difensore. Tu devi fare il difensore come al nonno, non gliel'hai detto? Allora, questo me lo dicono tanti quando vedono, mi vedono con il. Io sono uno invece che farà quello che vuole. No, io non no, anche perché, diciamo, io menavo e non vorrei cominciare già adesso a insegnarti a menare. Mi facevo rispettare, non menare, scusa. Palla uomo, come si diceva una volta, palla uomo. Sì, palla uomo, magari andavo uomo palla io tante volte. Però, in tutta la mia carriera non sono mai stato espulso. Hai visto? Mai un cartellino rosso. E questo è importante. Va bene, Massimo Susic, abbiamo avuto il grande piacere di averlo qui a Momenti TV e Radio. Ti aspettiamo a Barcellona Pozzo di Gotto per il Milan Academy Junior Camp. Lo ricordo ancora una volta, dal 1 al 5 luglio ci saranno più di 50 ragazzi e ragazze, perché ho saputo essere iscritte anche delle ragazze, perché ormai il calcio femminile sta prendendo piede sia sui campi ma anche in televisione, se ne parla tantissimo sui giornali, dunque è una bellissima realtà. Massimo Susic sarà uno degli istruttori che seguirà questi ragazzi in questi 5 giorni dal Contres di Barcellona. Non vediamo l'ora di incontrarti personalmente e magari fare una bellissima intervista per Antenna del Mediterraneo. Grazie, buona giornata e buon calcio. Grazie a te tanto, grazie a voi. Viva il Milan Camp. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, ciao ciao.